Sì, però, com'è possibile che tu non riesca a liberarti da questa confusione? Per favore, Anna, non tormentarmi più. Io vorrei, ma non posso. È me che devi amare. Baciami, Luciano. Baciami. Oddio mio. Oddio mio, che cosa ho visto? No, no, mamma, non è possibile. Lascia che ti spieghi. Oddio mio, che sta succedendo? Ditemi che non è vero. Non è successo niente, mamma. Federica, calmati. Lascia che ti spieghi, ma per favore, ascoltami. Non volete farmi impazzire, non è possibile. No, non fare così, che prego. Cosa orribile avete fatto in casa mia, sotto il mio tetto? No, mamma, non è come pensi tu, te lo giuro. Ma come no? Se vi ho visti con i miei occhi. Ma no, viva Federica. Viva Giavacca! Abbracciati, mamma, non con è due così. Amanti. Federica, ti stai sbagliando. Quello che stavate facendo è una cosa orribile, non lo capite? No, mamma, ti sbagli. Siete non fratelli, affatto... Dio mio, siete fratelli. Mamma, ascolta. Ma perché? Ma perché? Oddio mio, che peccato mamma. Mortale. Che peccato mamma, mortale. Mamma, che è successo? Perché stai piangendo? Questa è una cosa che mamma, non ti riguarda. Va subito così disperata? Che cavolo è successo? Dimmi, non voglio tu sapere. Non devi sentire queste cose. Andatevene tutti. Ascoltami, ti scongiuro. Ascoltami, ti prego. Andate via, ho detto. Peccatori che non siete altro. Smettila, lasciaci almeno spiegare, per favore. Che diavolo avresti da spiegare? Li ho visti io qui. Vi baciavate e vi abbracciavate. E tu vai in camera tua subito. Sembravate due amanti, vi ho visti. E da no, quando non è vero, non è questo così. Schifo? Ditemi, da quando? Non è successo niente di male, insomma. Adesso capisco, anche un'altra volta vi ho visti. Stavate basta. Discutendo nella stanza e non avete voluto dirmi perché. Per favore, calmati, mamma. Ma non è successo niente, mamma, anch'io te lo giuro. Anch'io te lo giuro, Federica, non è come pensi tu. Sta zitto, non mamma, devi giurare. Ma non capisci che siete mamma, condannati? Oddio mio, brucerete, brucerete per sempre nel fuoco dell'inferno. Basta, addio mamma. Mio, Nina, figlia mia. Che cosa sta potuto? Dicendo? Oddio. Come hanno non è possibile, ma perché non vuoi capire che non è successo niente? Mamma, noi non abbiamo fatto niente di male. Sì, disgraziata. Ti faccio vedere, no, Federica, no, per favore. Adesso ti prego, faccio calmati vedere. Adesso. Tu devi vergognarti. Sei solo un traditore. Senti. Io ti ho cresciuto come se fossi un figlio. È così no. Che mi ripaghi. No, mamma, ti prego. Io ti ho raccolto dalla strada. Ti ho teso una mano e ti ho dato una casa. Ti ho amato come un figlio. Mamma, tu mi hai ripagato disonorando mia figlia. Ma questo non è affatto vero, mamma. Ah no, basta. Io non per sono cieca. Vi ho visti proprio lì, nascosti come due bestie. Giuro, mamma, per favore. Perché sapevate benissimo cosa stavate facendo. È un peccato. No, Federica, è un peccato ascolta mortale. Io non ho mai pensato di fare una cosa simile. Ho sempre meritato la tua fiducia. Non ho mai mancato di rispetto ad Anna. Credimi, te lo giuro. Sei soltanto un bugiardo, mamma. Una canaglia. Vattene subito via di qua. No, via no, da questa no, casa no, fuori no, da casa mia. No, non fuori. No, tu non puoi fargli questo. Ritorna per la strada. Quello è il posto per te. Va via, disgraziato. E tu ferma dove sei, capito? Mamma. Ascolta, finché sarò viva non voglio vederti mai più. Che disgrazia. Che disgrazia, che ingrato. Io l'ho sempre trattato con tanto affetto e lui ha voluto disonorare la mia casa. Povera me. No, non voglio vederlo mai più. Ascoltami, devo uscire mamma, per sempre dalla nostra calma, vita. Non puoi trattarlo in questo Anna, modo. Lasciala almeno il tempo di sfogarsi, hai capito? Ma dove vai? Con dove lui. Vai adesso? Ne vado con lui, Nina. Tu non ti muovi, Anna. Sì. Ti prego. Ha approfittato della mia fiducia. Io che l'ho amato e l'ho cresciuto come un figlio. Lui mi ripaga così, disonorando la mia casa. Oh mio Dio, ma perché? E poi mi parlano della bontà della gente. Mia madre mi ha insegnato ad essere generosa, ma a che serve? Se la ricompensa è questa. Dimmelo, su, ti prego. Che avete fatto alla mamma? Niente. Ma che cosa è successo in camera di Luciano? Ci facevamo. Porta Luciano la sua roba.
Va e digli che non voglio più vederlo neanche morta. Mamma, ascoltami, mamma, tu non puoi trattarmi in questo modo, capisci? Non Lina, puoi. Ti prego di non discutere, ma... tanto so che lui è qui sotto e che non sa dove andare a dormire. Ma ti vuoi sbrigare? Va, Nina. Prendi. Tieni. No, non farlo, mamma. Mamma, quello che vuoi fare è un'ingiustizia. Mamma, non mandare via Luciano, mamma, io ti supplico, ti scongiuro. Anna, figlia mia, che ti succede? Non Anna, mandare via potuto. Luciano, mamma. Come fai non a cacciarlo una di cosa casa? Del genere, Anna. Mamma, io lo amo, capisci? Io sono sempre stata una buona madre. E non dire questo neanche per scherzo. Gesù mio, mi fa orrore sentirti parlare così. Oh, ho allevato due serpi in casa mia. Puoi farlo. Ma non capisci, figlia mia, che hai commesso un peccato terribile. No, mamma, non è un peccato. Luciano è tuo fratello, capisci? No, è mamma, tuo lui fratello. Non è mio fratello, non è mio fratello e lo sai. Il santo cielo, quello che avete commesso lo sai come si chiama. È così orribile che non riesco a dirlo. Si chiama... Non abbiamo fatto niente di male. Questo no. Si chiama... Noi due non si abbiamo fatto incesto. Proprio nulla di male. Lui incesto, non è incesto, figlia mamma. Mia, incesto. No, mamma. Qui ci sono tutte le tue cose. I tuoi vestiti e le tue scarpe. Mamma. Mamma non ha voluto che tu venissi a prenderle. Luciano, ma perché? Lo sapevi che sarebbe successo, e allora perché? Su, su, non preoccuparti per me, Nina. Ma come no? E adesso? Non lo so. Ehi, Luciano, cosa... ciao. Ah, salve. Ciao, Nina, come va? Male. Ma che cosa è successo? Io non voglio che tu te ne vada. Ti prego, piccola mia. Ma dove andrai? Rispondimi. Su, Luciano, calma. Oh, ma che diavolo succede? Non andartene. Che ne sarà di te? Sta tranquilla, Nina, per favore. Io gliel'avevo detto ad Anna, più di una volta, che prima o poi vi avrebbe scoperti, ma lei no, non mi ascoltava e veniva sempre in camera tua. Nina, non parliamone più, ok? Ma Luciano, che cosa avrà pensato mia madre quando vi ha visti? Poteva anche ammazzarvi. Lei non potrà mai capire quello che c'è fra voi due. Ormai è tutto finito, lasciamo perdere, è meglio, Nina. Ti ha detto delle cose terribili. Ti ha insultato. E ha detto che non vuole vederti mai più. Beh, sono cose che ma vedremo. Luciano, cosa farai adesso? Dove andrai? Ma non lo so. Non è giusto. Tu avevi una famiglia, avevi noi. Ora chi si occuperà di te? Qualcosa farò. Non sono più un bambino. Sì, lo so, ma non hai neanche un posto dove andare a dormire, Luciano. Che cosa pensi di fare adesso? A casa di Ramirez. Beh, sai, lui è passato mentre stavamo parlando e gli ha proposto di dormire da lui. Come sta Luciano, Nina? Come sta? Beh, puoi immaginartelo. Sta male, poverino. Mamma gli ha detto delle cose molto brutte. Sì. Ma che stavate facendo quando vi ha sorpresi? Niente, Nina, ci stavamo baciando. Ma la mamma non può fare a meno di considerarlo come nostro fratello. Che ti prende? Anna, che succede? Lo sai che cosa ha detto? Che hai? Che quello che stavamo facendo non riesco. Anna, che ti prende? Ti sembra il momento di mettersi a ridere questo? Anna, insomma, vuoi calmarti o no? Che cosa c'è? Che disgraziata che sono. Quanto sono disgraziata. Non avrei mai dovuto innamorarmi di lui, Nina. Non avrei dovuto innamorarmi di lui. Io vorrei che questa testolina matta si preoccupasse soltanto di studiare, di andare al cinema, alle feste.
Non voglio vederti preoccupata, amore mio. E come faccio a non preoccuparmi, mamma? Quando la finirai di trattarmi come una bambina? No, Adriana, no. Lo so bene che se c'è un problema in famiglia, tu sei la prima a soffrirne, mia cara. Adesso che papà se n'è andato e che non tornerà mai più, che succederà, mamma? Non lo so, figlia mia. Capisco, mamma. Tu ora sei un po' più tranquilla, vero? Sì, amore mio. Sì. Avanti, su, ti aspettano, Adriana. Ciao, ciao, mamma. Brava. Ciao, tesoro, e buona giornata. Yolanda, hai visto quanto sono belle queste rose? Vuoi sì, che... sono splendide. Mettile nell'acqua. Ciao, come va? Oh, ciao. Buongiorno. Ah, sto proprio invecchiando. Mi sono svegliata che non erano ancora le 6 e non sono più riuscita a dormire. Come stai? Bene. Ti sei riposata? Sì, ho dormito. Ah, mi fa piacere. E Giancarlo si è già alzato? No, è tornato tardi. E dorme ancora. So che è uscito con Marzia. Bah, si consolano davvero in fretta gli uomini. E invece noi donne riusciamo a fare una tragedia di ogni cosa e adoriamo crogiolarci nel nostro dolore. Dovremmo imparare da Giancarlo. Per Giancarlo è molto diverso. Sai, la sua storia con Elisa in fondo è durata poco e la supererà in fretta. Ma io ho avuto 30 anni di felicità con Francesco e non riesco a dimenticarmene. Sai cosa dovresti fare, Yolanda, secondo me? Trovarti un altro uomo, mia cara. Ma tu sei impazzita, Lorenzo. Ma non vedi che cosa ha fatto Giancarlo? Gli piaceva Marzia ed è ritornato da lei, men che non si dica. Spero che non sia un capriccio, ma una cosa definitiva. Senti, ti piacerebbe che tornassero insieme? Ah, oh, magari l'avessero già fatto. Ma io, stupida, ho preso le parti di Elisa, che ha distrutto il mio matrimonio. Così ha ripagato il mio aiuto e il mio affetto, quella sgualdrina. Ah, come aveva ragione Marzia quando mi diceva che era un'ambiziosa, un'interessata. Sì, ma io penso che Giancarlo non sia innamorato di Marzia, anche se per lui sarebbe la donna giusta. Col tempo l'amerà, Lorenza. Se Marzia ha sposato un altro uomo, è stato solo perché era molto immatura. E l'ha pagata cara, poverina. E poi ha sempre dimostrato di nutrire un amore molto sincero per Giancarlo. Brava, mi piace sentirti parlare così. Anche a me Marzia è sempre piaciuta molto. Ah, sì, devo riconoscere che avevi ragione. Marzia è di un altro livello. Non è mai stata con Giancarlo per ambizione o per interesse. E forse riuscirà ad aiutarlo a dimenticare la sua amarezza, la sua disperazione. Lei lo ha sempre amato. E io farò tutto il possibile perché si sposino, Lorenzo. E fai benissimo. Socialmente è la donna che fa il caso suo. E nel frattempo, Francesco rimarrà con Elisa Quintana. Bene. Almeno questo darà a Giancarlo la possibilità di liberarsi definitivamente di quella donnaccia. Dovrei dirti una cosa. Cosa? Forse non è il caso che tu lo sappia. Ti prego, dimmela. No, è una cosa che riguarda Francesco e non so se... Ma cos'è? Tuo marito è andato in vacanza con Elisa. Sono in piena luna di miele. E allora? Come mi trovi? Ma vuoi uscire così? Perché? Non ti piaccio. Questo non mi sembra certo un abbigliamento adatto per il viaggio. Avrai freddo.
Dovresti coprirti un po' di più, no? Dai, amore. Il freddo è per le vecchiette e non per me. Sì, però in aereo c'è l'aria condizionata. Beh, a questo si può rimediare. Manca un pezzo, vedi? Adesso? Va molto meglio. Ah, sapessi quanto sono felice, Francesco, di viaggiare in aereo. È da quando ero bambino che sogno di farlo. È bello il posto che hai scelto? Credo di sì. Ah, come sarebbe a dire? Non ci sei mai stato? No. Io credevo che avessi scelto un posto che già conoscevi. Beh, vedi, ho scelto apposta un luogo dove non sono ancora stato. Per delicatezza. Verso chi? Verso di me? O verso tua moglie? Per favore, Ornella. Guarda, io non voglio portarti nello stesso albergo dove sono già stato altre volte con mia moglie. Anche perché non credo ti piacerebbe visitare gli stessi posti che io ho già visitato con Yolanda. Perché ti ricorderebbero lei, no? Non cercare di rovinarmi già tutto prima di partire. No, no, amore, scusami, ti prego. La verità è che io ti amo e ti vorrei soltanto per me e sono molto gelosa. Io non voglio dividerti con nessuno, amore mio. Tu sei tutto per me e se ti perdessi morirei. Sai cosa mi sembri a volte? Mi sembri una gatta selvatica, Ornella. Ma tu non sei un gatto, sei un leone. Diventi ogni giorno più bella, sai. Però adesso andiamo perché rischiamo di perdere l'aereo. Oh sì, scusami, finisce sempre così, tesoro. Ogni volta che ti abbraccio dimentico tutto. Ok, sono pronta. Aspetta, vuoi una mano? No, faccio da sola. Dimentichiamo qualcosa. Ah, il tuo giaccone, Francesco. Grazie. Dimentichi sempre tutto. Vedrai come ci divertiremo. Sai una cosa, Federica? Io non posso chiamare Ornella. E non posso andare in quell'appartamento. Era proprio quello che temevo, Federica. Non solo ho perso Giancarlo, ma ho perso anche Ornella. Che cos'hai, Federica? Niente, niente, Elisa. È la cipolla che mi fa bruciare gli occhi, niente. Sicura? Sì, sì. Federica, io vi debbo delle scuse per ieri sera. Ah, ma quali scuse, figliola? Se foste andati da soli, non vi avrei rovinato la serata. Ma no, che stai dicendo? E io che pensavo che Giancarlo stesse soffrendo. Mentre lui invece era a passeggio insieme ad un'altra donna. Vuol dire che non mi amava poi così tanto, Federica. E che mi ha dimenticata subito. Senti, Federica, devo parlare con Luciano, devo chiedergli scusa per quello che è successo. Ascolta, quando viene, per favore, se ritorna a pranzo, puoi dirgli che voglio parlare con lui. Elisa, Luciano non verrà perché se n'è andato di casa. Come? Sì, abbiamo avuto una discussione questa notte e, beh, non mi va di parlarne. Ma cosa? Se n'è andato. Ma come? La vita intera come un sol de primavera, mi esperanza e mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, que ya nunca volverá. Signor Aurelio. Che succede? Devo darle una notizia. Quando
Quando la saprà, resterà a bocca aperta. Ah, non mi interessano i pettegolezzi. Non sono una comare, ragazzo mio. Sì, ma questo riguarda la famiglia di Federica Gomez. Avanti, parla. Lei sa chi... chi è l'uomo di Anna? Luciano. Sì, proprio lui, signor Aurelio, Luciano. Io credevo che le interessasse, allora... Beh... Potrei mica bermi un goccetto. Chi te lo ha detto? Beh, no, io... Quando... Quando sono uscito da un bar questa notte, ho incontrato Luciano e Nina sul portone. Continua. Io passo sempre di lì per andare alla pensione, sa? Va avanti. No, invece ieri sera mi sono fermato perché Nina non stava bene e Luciano la teneva fra le braccia. Ecco. Non mi stavi parlando di Anna? Sì, sì, ecco. Ma aspetti un attimo, Aurelio, mi lasci parlare. Insomma, le stavo dicendo che... Quando l'ho vista lì, non stava bene. E sa com'è, così piccola, così zoppetta, poverina. La vuoi smettere, sì o no? Vieni al sodo. Oh. Che cos'è successo fra Anna e Luciano? Me lo vuoi dire una buona volta? Se me lo lasciasse spiegare, io le potrei dire che... Proprio questo sto aspettando. Bene, Nina era molto triste. E che cosa c'entra Nina in questa storia? Beh, ok, io l'ho sentita dire che Federica aveva cacciato Luciano di casa, ecco. Come? Sì, gli aveva portato una borsa con le sue cose. Ma perché diavolo l'ha cacciato di casa? Insomma, io ho sentito dire che... Oh, sa che cosa è successo? A quanto pare Anna è andata in camera di Luciano. Oh, l'ho detto. E Federica, come dire, li ha presi con le mani nel sacco. E insomma, quando ha aperto quella benedetta porta, le ha preso quasi un infarto, si è arrabbiata, ha avuto una crisi isterica, l'ha insultato e alla fine lo ha cacciato anche di casa. Dimmi dov'è Luciano adesso. Beh, dov'è? Sta nel... No, guardi, prima... Voglio dirle che stanotte Luciano ha dormito con me nella mia pensione. Certo, sì. Ha dormito in camera mia. Poverino, lui stava male, Nina mi ha chiesto per favore e io gliel'ho fatto. Dove si trova adesso Luciano? Va bene. Alla Calandra. Luciano, cosa ti è successo? Le chiedo scusa, signora Anna Maria, ma è una faccenda personale e per il momento preferirei non parlarne. Luciano, devi avere fiducia in noi, siamo come una famiglia. Sì, però non c'entro soltanto io in questa faccenda. Ci sono coinvolte altre persone ed io non posso parlarne a cuor leggero. È una questione di discrezione. Ah, allora si tratta di una donna e scommetto quello che vuoi che c'è di mezzo Elisa. No. No, Elisa non c'entra. Sì, però devi averla fatta bella grossa, per farti cacciare di casa da Federica, che ti ha sempre amato come un figlio. Non ho fatto nulla, signora Anna Maria. È che Federica si ostina a non credermi, è questa la verità. Ma Luciano è troppo onesto, è incapace di fare qualcosa di male. Ah, sì, tesoro, ma io prima di dar retta a un uomo metto sempre le mani avanti. Ma insomma, Luciano è giù di morale e tu gli dici queste cattiverie. Senti, non devi preoccuparti. Se non vuoi andare a dormire in una pensione, puoi venire qui. Ah, sì, certo, sì. Anche perché Angelino è in ferie. Sì, certo, ma forse dovrò cercarmi anche un altro lavoro. Un altro lavoro? Perché? Scusa, Luciano, ma tu non lavori con... Sì, in quella ditta di traslochi. Sì, ma con quello che è capitato. Non credo che Aurelio mi terrà a lavorare con lui. Così preferisco andarmene prima di essere licenziato. Ma che c'entra Aurelio in tutta questa storia? Aurelio ha dei problemi con Anna, ma... Oh, mio Dio, Luciano... Ma vorresti dirmi che i tuoi guai vengono proprio da lì?
Luciano, ma tu e Anna? Bene, ah, io... Ah, ma questo è davvero incredibile. Ah, io questo non l'ho detto, non ho detto nulla. Vieni con me, tu. Abbiamo una faccenda da risolvere, noi due. Oh, Santissima Vergine del Rosario, speriamo che non vada a finire in una tragedia. Oddio mio. Che cosa è successo? Si ammazzeranno. Oh, no. Sì, Aurelio è venuto a cercarlo al bar. Ha detto che voleva parlare con lui. Oh, sì, è per me. Si tratta di Anna. Cos'hai detto? Per la storia di Luciano e Anna. Che guaio. Ma Aurelio come ha fatto a saperlo? Qualcuno gliel'avrà detto, se no perché sarebbe venuto a cercarlo. Oh, Aurelio aveva una faccia. Aveva uno sguardo così terribile che sono quasi morta dallo spavento. Oh, che orrore. E Aurelio, quando si arrabbia, diventa pericoloso. Lei la sa la storia di quella sartina, no? Qual è la storia della sartina? Una che stava con lui e che l'ha tradito. Sì, e allora... L'ha ammazzata. No. Sì, era su tutti i giornali. Oh, lei l'ha tradito, mio. Lui, zac, l'ha accoltellata. Gesù mio, aiutami. Già, Aurelio sembra un uomo così tranquillo, ma quando si arrabbia diventa tremendo. E lui era così innamorato di Anna. Per questo sono venuta ad avvertirla. Forse quello lei può fare qualche cosa. Quello lo ammazza. Vengo con lei, Federica. Succederà una tragedia. Tu e io dobbiamo fare due chiacchiere adesso. Coraggio. Siamo soli. Da uomo a uomo. Faccia a faccia. Sì, certo, Aurelio. E dovrai dirmi tutta la verità. Te lo chiedo con le buone, perché se tu non parli, io sarò costretto ad usare la forza. Sì. Sì. Non mi piacciono i tradimenti. E i sotterfugi. Mi sono spiegato. E voglio che mi si parli chiaramente. Che mi si parli in faccia. E non dietro le spalle. Sì, Aurelio. Non mi piacciono le pugnalate a tradimento, Luciano. E neanche che mi mordano la mano che ho appena teso a qualcuno. Per cui voglio sapere tutto quello che è successo fra te e Anna. E da quanto dura. Ti ascolto. Ecco. Signor Aurelio. Insomma... Apra, signor Aurelio. Oh, signor Aurelio, mi faccia entrare, sia no, gentile ora con no, me, sia Federica, buono. Mi dica cosa vuole. In sono questo momento sono venuta a prendere Luciano, fare. Signor no, Aurelio. Federica, io devo parlare con lui. Ah, oh, per favore, io la scongiuro, sia buono. Non gli faccia del male, la prego, signor Aurelio. Lui non è mio figlio, però io lo amo come se lo fosse davvero. Lei lo sa, tante volte i figli prendono delle brutte strade, però noi mamme li amiamo ugualmente. Luciano si è comportato male con me, io l'ho cacciato di casa, ma lo amo. Signora Aurelio, non gli faccia del male, la prego, no, per signora favore. Signora Federica, stia tranquilla, non gli farò alcun male, figuriamoci. Io non voglio che scorra del sangue tra voi, non voglio, lo faccia per no, me, è no, mio figlio. Non scorrerà affatto del sangue, Federica, stia tranquilla, adesso vada. Sì, va bene, vada, ma... per favore. Luciano... Stia tranquilla, signora Federica. Non succederà proprio nulla qui. Eh? Bene, vada a casa adesso. E si tranquillizzi. Vada. E va bene. Continuiamo la nostra conversazione. Mi hanno detto fonti ben informate... che la signora Federica ti ha cacciato stanotte di casa perché ti ha colto con le mani nel sacco, Luciano. Come? Ti ha sorpreso con Anna, nella tua stanza.
È vero questo? Sì, è vero, Aurelio. E tu hai avuto il coraggio di fare questo ad Anna e a me. Hai tradito la nostra amicizia. Senta, Aurelio, io... Hai disonorata, disgraziata. No, non può accusarmi di questo. Non ho mai mancato di rispetto ad Anna. Ah, no? Glielo giuro. E allora raccontami cosa è successo fra voi due. Sì, sì, va bene. Le racconterò tutto e dall'inizio. Io non avevo mai visto Anna come una donna, ma sempre soltanto come una sorella. E allora? E sono stata lei a cominciare. Come? Sì. Senti, non mancarle di rispetto, perché io ti rompo la testa. Un uomo non può accusare una donna per giustificare i suoi istinti, Luciano. No, Aurelio, io non volevo offenderla e neanche dare a lei tutta la colpa. Però, vede, uno si abitua a conoscere una persona e all'improvviso, quando la conosce un po' meglio, si accorge che lei è totalmente diversa da quello che si aspettava. E allora non capisce più nulla e non sa più come comportarsi con quella persona. Questo è successo. E tu cosa provi per lei? Gliel'ho appena detto, non lo so. Per me è sempre stata una sorella, allora sa come... E lei invece? Che ti ha detto lei? Beh, insomma, che sì. Cioè, che no, che fra di noi potrebbe esserci anche l'amore. Anna. Ti ama? Sì, Aurelio. Perché non me l'avete detto? Aurelio... Perché gli altri non me l'hanno detto? Perché mi hanno lasciato questa illusione? Perché mi hanno preso in giro? No, no, nessuno l'ha mai presa in giro, davvero, no, nessuno. Andiamo, Luciano. I regali che le ho fatto. Il nostro fidanzamento. E l'anello. Che stupido sono stato. Io meritavo tutto questo. No, Aurelio, non se lo meritava questo, no. Però le conosce le donne. Le conosce bene, lo so. Le donne a volte vanno per conto loro e agiscono con malizia. Questo lo sa meglio di me, vero? Ah, le donne le conosco. Lo so, mi sono messo in un brutto guaio. Ma se ho tenuto la bocca chiusa è stato solo perché non sapevo come dirglielo. Perché non volevo distruggere il sentimento che lei nutriva per Anna. Però le giuro, Aurelio, che non oserei mai azzardarmi a prendere qualcosa di suo. Ma lei però insisteva. Io le dicevo di no, che non poteva essere, che era ingiusto, che... Ma sa com'è? Con il tempo ho cominciato a considerarla in un altro modo e... Ma a parte questo, le ho sempre detto di no. Aurelio, glielo giuro. Giuro che non sarei mai capace di tradirla, di prenderla in giro. Lei mi ha sempre dato una mano. Non mi sognerei mai di farle un affronto del genere. Perché lei per me è qualcosa di grande. Lei per me è stato come... È stato come un padre, Aurelio. Quel padre che... Che io non ho mai avuto. Sei pallidissima, Yolanda. Oh, devi truccarti almeno. La Lorenza, ti prego. Come sta, avvocato? Benissimo, grazie, signora. Buonasera, signora. Buonasera, come va? Bene, grazie. Si accomodi. Grazie, dopo di lei. Bene, signora Kirby, è arrivata una decisione su ciò che vuol fare? Sì, certo. Non sono affatto disposta a chiedere il divorzio sulle basi che lei mi ha proposto. Che cosa le aveva suggerito? Una causa per adulterio. Ah,
Lei pensava di usare questo argomento contro Francesco, no? Sì, certamente, nei termini della nuova legge sul divorzio. Bene, andremo sul sicuro, perché in questo momento Francesco è andato in vacanza con quella donnaccia. E non solo, potremmo anche denunciarlo per abbandono volontario del tetto coniugale, secondo l'articolo 212,9 del nuovo codice unificato di procedura civile. Non ha capito, avvocato, io non voglio intentare nessun processo. È assurdo, mia sorella continua ad avere delle attenzioni per un marito che non le merita affatto. No, non lo sto facendo per Francesco, ma soltanto per difendere i miei figli, Lorenza. Non voglio far nulla che possa nuocere ai ragazzi. In fondo Adriana e Giancarlo portano il suo nome. Lui è il padre e desidero che continuino ad amarlo. E va bene, fa pure quello che vuoi allora. Ma non si potrebbe presentare una domanda su base consensuale? Ma certo che si potrebbe. Mi spiego, in questo caso bisogna invocare cause gravi che rendano moralmente impossibile la convivenza, come dice l'articolo 215. Nell'articolo 236, che tratta dello stesso argomento, il giudice stabilisce un'udienza di conciliazione. Ma se uno dei due coniugi non compare personalmente, la richiesta non ha più alcun effetto. Ah, il dottor Ortiz mi ha detto che Francesco non vuole la separazione consensuale perché richiederebbe troppo tempo. Allo scadere di un anno dalla sentenza preliminare di separazione consensuale, ambedue i coniugi possono sollecitare la sua conversione in divorzio definitivo. Ma perché una delle due parti possa ottenerlo in forma unilaterale, occorrono 3 anni dalla sentenza di separazione consensuale. A questo punto dovrei chiederlo a lui. Yolanda, adesso mi hai stancata. Sei la solita insicura. Scusi, avvocato, è meglio che me ne vada. Veda di convincerla. Arrivederci, signora. Arrivederci. Non si lasci impressionare, neanche da me, signora. È lei che deve decidere. E stando alle sue decisioni, secondo i suoi sentimenti e le sue convinzioni, io cercherò di proteggerla. So benissimo che è difficile capirmi. Sono una donna ingannata e abbandonata da suo marito. Si suppone che dovrei essere piena di odio, di rancore, che voglia soltanto distruggerlo. Ma per me contano di più gli anni trascorsi insieme, dove noi due abbiamo superato prove ben più dure. No, no, non posso dirtelo. Quello che è successo è troppo, troppo doloroso e umiliante per me. Mi spiace, pensavo che fossimo buoni amici. Sì, lo so benissimo, sei un'ottima amica, ti voglio bene, ti apprezzo, ti stimo, ma non voglio parlartene. Ti dirò di più, non voglio mai più sentir parlare di quella donna davanti a me, Clarissa. Io non ti capisco, Giancarlo. Cos'è che non capisci? Eri molto innamorato di Elisa. A me è sempre parsa una brava ragazza. E secondo me è stata l'unica donna che tu abbia amato e rispettato sul serio. Sì, certo, ma lei non si è guadagnata né il mio rispetto né il mio amore. L'unica cosa che provo per quella donna è disprezzo. Giancarlo, sono parole un po' forti. Sono parole forti, sì. E allora? Mi ha distrutto, no? Per lei ho rinunciato ai miei divertimenti, alle mie avventure, alla mia felicità. E ho ottenuto solo di trasformare la mia vita in un inferno. È così grave allora, certo, Giancarlo? Che è grave. Ma non finirà qui. Elisa dovrà pagare per tutto questo. Per le lacrime di mia madre e per tutto il dolore che ha causato alla mia famiglia. Ma che cosa ha a che fare tutto questo con la tua famiglia? Pensa pure a quello che ti pare, Clarissa. Adesso non mi va di parlarne, abbi pazienza. Forse ho capito. Sapevo che presto o tardi la bomba sarebbe scoppiata. Ma quale bomba? Di che bomba stai parlando? Parlo di tuo padre. Ricordi che ti ho detto di aver visto Elisa uscire dall'ufficio di Francesco? Sì, allora? Beh, a giudicare dalla sua faccia doveva esserci sotto qualcosa. E dopo ne ho avuto le prove. E perché non me l'hai detto? Perché tuo padre mi ha proibito di parlarne. Come ti ha proibito di parlare? Sì, mi ha velatamente minacciata di licenziarmi se ne avessi parlato con qualcuno. E scusami, ma non posso permettermi di perdere il posto. Un'altra bugia, eh?
Giancarlo, dovresti essere più indulgente con Elisa. Avanti. Indulgente. Permesso. Che c'è, Nina? Mi scusi, il signor Luca è qui? No, no. Beh, dovrei chiedergli una cosa riguardo a questo vestito. Beh, Nina, anch'io lo sto aspettando, quindi appena arriva te lo mando, eh? Dove sei? In sartoria. Molto bene. Come va? Giancarlo non riesce a perdonare a Elisa la storia fra suo padre e Ornella. Sta soffrendo molto. Ho cercato di difenderla, ma non vuole nemmeno sentirne parlare. Ma che colpa ne ha lei? Non capisco. Nessuna, poverina. Nessuna. Com'è cambiata la mia vita? La nonna si è allontanata da me e passa le giornate chiusa nella sua stanza, evadendo sempre di più dalla realtà. Enzo è in ospedale. Io e Giancarlo ci siamo lasciati. Ornella se n'è andata. Che tristezza quando finisce l'amore. Quando restano soltanto i ricordi. I miei sono dolci, però. Sono bei ricordi, tutto sommato. Come saranno i suoi? Saranno avvelenati dal rancore? Giancarlo mi crede colpevole di un'azione così terribile. E Yolanda? Anche Yolanda penserà la stessa cosa di me. E ad Adriana cosa avranno raccontato? Come devono disprezzarmi. Dio mio. Ma perché devo essere vittima di questa ingiustizia? Io ho perso tutto, ma vorrei almeno uscirne a testa alta. No. No, non vedo perché devo portare questo peso. Giancarlo non mi ha creduta, ma loro devono credermi. Voglio che sappiano la verità. Io devo difendermi. Ciao, Ines. Ciao, Marzia, benvenuta. Puoi dire a Yolanda che sono qui? Ho molta voglia di parlarle, ma è sempre chiusa nella sua stanza. Certamente, ha bisogno di molto riposo dopo tutto quello che ha passato. Beh, se puoi chiamala e dille che vorrei parlarle. Va bene, vediamo se sveglia. Non sai più distinguere che giorno è.